La gara di oggi già era un percorso che a me non piaceva e non mi si addiceva. C'est vrai que les deux premiers tours c'était très serré, dans le troisième ça avait déjà un peu des écarts. L'ultima salita a metà ho provato a giocare le mie carte, mi sono portato al comando con un leggero vantaggio, solamente che in cima mi è arrivata addosso la classica bambola e ero stanco, ero affaticato e mi sono leggermente rientrati. Siamo partiti ancora all'ultimo giro, eravamo in quattro, poi Robert ha avuto un problema con lo zoccolo. Ho fatto un cambio veloce e ho detto almeno arrivare secondo. Infatti ho visto che il francese era leggermente arretrato rispetto a me su questo cambio. Sono avvantaggiato già qua un pelino sulla discesa e poi al fotofinish ho cercato di non pensare, ho fatto il mio cambio bene e nulla, e siamo partiti via, visto che avevo un pelino di vantaggio, che lui mi stava rientrando e nulla, ho cercato di dar tutto. Lì non è che ci sia più tanta strategia, poi su un finale così si cerca di dare tutto e guardando meno possibile gli altri. Siamo partiti praticamente io e Ida Paiati e poi c'è stato l'arrivo al fotofinish, ho fatto la spaccata forse un attimino in ritardo e ha vinto Ida. Je suis partie très vite pour mettre la pression aux autres dès le départ et ça a bien marché, donc voilà, bien contente que les sensations reviennent après une semaine malade. Yeah, the race was nice, was very quickly. Axel, just in the first uphill, she was very fast and she did a great race today. And I feel very good in the uphills, maybe a little bit better than in Andorra. Io sono partita un po' nelle retrovie, ho recuperato praticamente tutto sull'ultimo giro, che sono riuscita a passare in terza posizione a metà dell'ultima salita. I was second all the race, I feel good, I feel happy and I enjoy and that's all, another second place. Claudia è arrivata seconda, io la vedevo sempre lì davanti, su ogni discesa gli tornavo un attimo più vicino, però non sono mai riuscita a prenderla. Bah, c'était une super course pour moi, après deux week-ends de Coupe du Monde un peu difficiles, les sensations reviennent bien, donc vraiment très contente.